Se a Torino i tifosi della Juventus stanno organizzando i non festeggiamenti per il sesto scudetto di fila, il 35esimo complessivo, a Napoli ci si interroga sull'eredità di una vittoria storica, ovvero sulla conquista del primo tricolore datato 10 maggio 1987, 30 anni or sono. Per confrontarsi sul tema, nel corso di un dibattito organizzato dai professori Luca Bifulco e Francesco Pirone, anche il presidente della conferenza dei rettori delle università italiane, Guido Trombetti, storico tifoso del Napoli, e il prorettore dell'università, Arturo De Vivo. Nell'università si può e si deve discutere di qualsiasi argomento, purché lo si faccia con i metodi propri dell'indagine culturale, sociologica, storica e mettendo in campo sia la capacità di contraddittorio, perché tutte le forme di conoscenza generano il contraddittorio, sia perché è il luogo nel quale la cultura si deve produrre. Quindi, come giovedì prossimo faremo una bellissima iniziativa con Arturo De Vivo e Giuseppe Zollo, un latinista e un ingegnere, che discutono delle metamorfosi di Ovidio, oggi con la stessa semplicità e lo stesso interesse parliamo di calcio. La vittoria di quello scudetto, da un lato, significa ovviamente il coronamento della passione di tanti tifosi di calcio. Dall'altro lato, si verificò la partecipazione di un'intera città, e io mi riferisco a questa zona, a questo quartiere, con non soltanto striscioni, festeggiamenti, ma una pulizia dei luoghi. Cioè, furono riattintati palazzi, piazze, ma non attintate con i colori del Napoli, no, ripulite, perché la festa doveva svolgersi in un luogo pulito.